Il titolo Terra Madre vuole significare un richiamo alle origini e un invito alle persone ad accogliere l'opera, ad accogliere la cultura, ad accogliere la musica, ad accogliere le nostre produzioni come fosse una madre, un contenitore in cui noi rimandiamo tutto e da cui prendiamo le nostre origini. Noi proponiamo tre opere liriche incredibili nella loro diversità e nella loro matrice produttiva. Pensate un po' che iniziamo con i solisti veneti, con cui abbiamo stabilito una coproduzione, una collaborazione, e con loro faremo Il Nascimento dell'Aurora di Tommaso Albinoni. Poi sarà la volta a Pescara, al Teatro d'Annunzio, in collaborazione con l'Ente Manifestazioni Pescaresi, Rigoletto, un'opera che non ha bisogno di presentazioni, e termineremo il ciclo operistico con Les Enfants Terribles di Philippe Glass, che dal momento della presentazione ha creato un pandemonio a livello nazionale, perché sono molto tutti interessati a questo titolo, che in Italia non è molto, come dire, prodotto ed eseguito.